Presidente, Presidente, abbracci. Beh, questo forse è l'abbraccio più bello, quello con suo cugino. E no, Presidente, adesso con la commozione deve dire qualcosa. Devo dire grazie al pubblico. Oggi è stato meraviglioso, scusate che chi se l'aspettava. A questo punto del campionato nessuno di noi ce l'aspettavamo. Un grazie va al pubblico perché abbiamo un pubblico di Cerlone, un pubblico educato, un pubblico che sta al posto suo e un pubblico che esce quando deve uscire, cioè nei momenti importanti. Quindi a nome mio e di tutta la società lo ringrazio di cuore. Io non so se questa è la Pasqua più bella della sua vita, però sicuramente è una delle più belle. Ma sicuramente perché, ragazzi, stiamo facendo un sogno che noi nessuno abbiamo mai minimamente sfiorato, questo sogno, quindi dobbiamo esserne felici tutti. Speriamo che succeda il più presto possibile, non pensiamo alla B, pensiamo a vincere la prossima partita. Presidente, se non pensa alla B, a cosa pensa adesso? Finalmente l'ha detta quella parola, però finalmente l'ha detta quella parola, la B. Noi dobbiamo pensare di domenica in domenica, dopodiché quando avremo la matematica penseremo alla B. Però adesso è fuga vera. Ma è fuga, mezza fuga, dai, non è vero. Il procuratore della Padula, vecchiatelo se non torna qualcuno. Vecchiatelo. Era normale. Grande fatto.